Allora, un minuto, perché come si dice a Roma si è fatta una certa. E fuori tra le idee geniali di Daniela, e penso che, questo lo voglio dire, l'amore e la passione che Daniela e il suo staff hanno messo in questa serata è il messaggio politico più bello, perché è lo stesso amore e la passione che lei e chi gli è vicino ha messo nella sua vita politica in tutto quello che Daniela ha fatto, nei suoi vari compiti e ruoli che ha assunto nel corso degli anni. Io gli voglio solo dire grazie e garantirgli non solo la passione che lei ha messo dagli altri, quella che tutti metteremo per stargli al fianco in questa campagna elettorale, anche perché improvvisamente questa campagna elettorale non ha al centro solo il Lazio, che è molto importante per tutte le cose che abbiamo ascoltato. Ma leggendo queste cronache di questi giorni drammatiche, fatta di furbi, ladri, mascalzoni, che ridevano quando c'è stato il terremoto o che facevano l'occhiolino alla possibilità di fare affari in fretta, beh, improvvisamente noi ci siamo trovati in un momento della storia del nostro paese dove le elezioni saranno anche un po' una scelta tra la dignità della cosa pubblica, tra una certa idea della politica, tra una certa idea di etica e quello che potrebbe diventare questo paese se invece alcuni valori venissero ancora di nuovo calpestati. In fondo quello che è anche in gioco è l'illusione che se lo Stato non funziona, l'idea che se lo Stato non funziona forse anche meglio, perché se lo Stato non funziona si possono fare le cose con furbizia, con canali preferenziali, con SPA, con percorsi e meccanismi non sottoposti a nessun controllo, così i soldi arrivano, li controlliamo noi, poi si costa un po' di più, e per cui leggiamo che il G8 a Genova è costato 500 milioni di euro e le nostre figlie che vanno a scuola avranno le pulizie, gli appalti per le pulizie tagliati del 25%, quindi i bagni si puliscono ogni due giorni invece che tutti i giorni. Ecco, improvvisamente stiamo toccando con mano il rischio di un degrado civile che è devastante, che secondo me neanche la destra di questo paese in qualche modo ha messo per conto, e quindi bisogna starci, dimostrare che abbiamo una grande opportunità e lo possiamo fare un po' di più qui, anche perché soprattutto questa sera possono vincere due grandi donne. Uno, fatemelo dire, è Emma Bonino, che serve al Lazio. Emma è una donna in questa